Amiche e amici di Sport Più TV, siamo andati a Cavour nella splendida tenuta La Morra per assistere alla presentazione della squadra del Pinerolo, della Washford Green e delle nuove divise che accompagneranno le ragazze in questa stagione dove tantissimi sponsor della zona hanno creduto e credono in questa squadra che ha già dimostrato il proprio valore nel torneo Una squadra per un sorriso. Noi le seguiremo durante tutta la stagione, ma venite a godere con noi le novità che sono state presentate ieri sera. Malvina Smajek, alle tue spalle la maglietta che quest'anno indosserete. Sarà un campionato dove siete attese a ripetervi. Sarà dura, ma dopo che vi abbiamo visto contro il Vafik Bank e contro l'Olympiakos, siamo ottimisti noi della stampa. Sì, diciamo che penso che gli ultimi due amichevoli hanno fatto vedere un po' di quello che possiamo fare durante quella stagione. Penso che sicuramente la partita contro Vakif Bank sia stata piaciuta, ci sia vista un bel pallavolo, ma credo che possiamo fare sicuramente di più. Siamo soltanto all'inizio di tutto il percorso, c'è ancora tanto da fare e io non vedo ora di iniziare quel campionato. Abbiamo visto subito il tuo braccio martello colpire pesantemente. Com'è stato giocare contro queste due grandi squadre? Cioè, io queste ragazze incontro spesso giocando in nazionale, quindi a me sempre piace giocare contro squadre così forti che poi sono abituata anche grazie al campionato italiano che praticamente ogni settimana c'è sempre una squadra forte. E, cioè, insomma, il campionato italiano ti abitua bene, cioè, il livello è sempre più alto. E insomma, a me piace sempre giocare contro le squadre davvero forti che richiedono sempre qualcosa di più. Francesca Cosi, è stato un torneo esaltante quello che abbiamo visto giocare a Chieri da parte della Washford Green. Avete messo in difficoltà la Vakhis Bank, avete battuto l'Olympiakos che ricordiamo farà le coppe europee. Questo fa pensare che sarà un'altra stagione esaltante quella del Pinerolo. Sì, diciamo che nell'ultimo torneo che abbiamo giocato abbiamo fatto vedere di che pasta siamo fatti. Sicuramente giocare contro il Vakif Bank è stata una grandissima prova, però abbiamo dimostrato insomma, di riuscire a dimostrare in campo quello che sappiamo fare. E poi il giorno dopo, 2 giorni dopo che abbiamo giocato contro l'Olympiakos, abbiamo fatto vedere ancora meglio quello che appunto sappiamo fare. Sicuramente sono dei segnali positivi che poi porteremo in campo questa domenica contro Milano e niente, quindi ci auguriamo il meglio. Fuori dal campo, soprattutto domenica, si dicevano il Pinerolo non molla una palla, a muro, si buttano su tutti i palloni, sono veramente uniche. Sì, noi diciamo che abbiamo un grande carattere, è una squadra con un grande carattere e l'abbiamo dimostrato in tutte le amichevoli, soprattutto nel torneo e quindi insomma spero che sia una caratteristica che riusciremo a portare anche in campionato. Senti, ma chi è la più pazza della squadra? Devo fare un nome? Allora, siamo tutte pazze a modo nostro, dai. In spogliatoio sicuramente si creano delle dinamiche bellissime e veramente ci aiutiamo tantissimo, ma poi cioè, quello che succede nello spogliatoio rimane nello spogliatoio, ma siamo molto simpatiche.